La città invisibile è un progetto tra la scuola e il mondo del cinema. Credo di sì, che sia un progetto importante perché racconta il cinema, riesce a raccontare in maniera puntuale le periferie di Crotone. Noi siamo stati una delle poche scuole calabresi, tre in tutto, ad attingere questi fondi del Ministero della Cultura e del Ministero allora dell'Istruzione, quindi abbiamo avuto un finanziamento di 40.000 euro per realizzare questo docufilm. C'è una collaborazione importante perché c'è il regista Matteo Russo di Calabria Movie, che già aveva curato un nostro precedente film, La voce del mare, e ritengo che vi siano le premesse per realizzare un lavoro importante che poi resterà a livello storico come appunto manufatto culturale del nautico. E naturalmente è importante anche ringraziare il partenariato del Comune di Crotone, dell'associazione Io ci sto e della Dante Alighieri, quindi una sinergia a più voci polifonica che consentirà la realizzazione di un prodotto sicuramente importante. La città invisibile, di che cosa si tratta? Allora, fondamentalmente noi di Associazione Calabria Movie abbiamo deciso di collaborare insieme all'IES Ciliberto Lucifero. Abbiamo partecipato a un bando ministeriale che si chiama Città Cinema Immagini per la Scuola, abbiamo presentato questo progetto proprio intitolato Città Invisibile, un progetto che dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con tutte le fasi cinematografiche prima del set e poi successivamente di realizzare proprio insieme ai ragazzi un progetto di documentario che è intitolato appunto Città Invisibile. Ringraziamo l'istituto e il dirigente scolastico, la professoressa Stellatelli e il professore Desiderio che ci hanno dato la possibilità di partecipare insieme a loro inizialmente al bando e poi la possibilità di realizzare questo progetto per i ragazzi, cioè nel senso di educare i ragazzi al cinema, alla cultura, che è una delle mission più importanti dell'Associazione Calabria Movie. Professoressa, questo progetto Una città invisibile è interessante? È un progetto che ha vinto una selezione da parte del Ministero della Cultura, Ministero dell'Istruzione e il programma CIPS, Cinema per le Scuole. Una scrittura articolata di questo progetto, perché abbiamo lavorato a più mani, soprattutto sono felice di far parte di un team con la scuola, con il professore Desiderio, ci sono io, e Calabria Movie e poi soprattutto c'è il professore Enrico Lepera, che è l'esperto CIPS, formatore e che nel progetto ha un ruolo di supervisore. Siamo state tutte persone determinanti non per l'importanza dei ruoli ma soprattutto per il contenuto che si può esprimere attraverso questo progetto.